Ora, come diceva Luca, ho fatto un intervento unico perché poi ovviamente sono collegati due argomenti che tratterò oggi e mercoledì. E, oltre a un'unica lezione ci sono anche dei video, ci sono tanti video all'interno e anche quelli secondo me fanno parte di entrambe le lezioni, anche se una parte corposa dei video, soprattutto sulle transizioni, sarà mercoledì, però sono tutte le tecniche di spostamento e transizioni che vedrete fanno parte sia del parte muro difesa sia in parte del contrattacco. Questo qui è il problema che avevo l'altra volta che non mi scorre, fammi un po' vedere. Se faccio così, ah, perfetto. Ora, quindi il tema di oggi sarà soprattutto concentrato sul muro difesa. E per cominciare, volevo farvi vedere un'azione di allenamento della nazionale da una palla regalo. Spero si veda bene. C'è una palla regalo, si inizia a giocare, una seconda linea, una murata, un contrattacco tattico, un contrattacco col centrale di difesa, ancora una palla regalo, un sovrapposto, una difesa non tenuta che genera un'altra palla regalo in questo campo. Difesa, contrattacco con l'alzata dell'opposto, ancora difesa. Una palla regalo dove giochiamo subito l'alzata sul posto 4 che alza per la zona 6, ancora un contrattacco. Difeso. Questa è una delle lezioni più belle che ho trovato sul nostro allenamento del muro difesa, dove c'è un po' tutto quello che poi affronteremo oggi. Nel frattempo che i ragazzi si riprendono, andiamo avanti con la prima slide, che è la stessa che avevo fatto vedere sul cambio palla. Nel senso che quando ho fatto i due interventi sul cambio palla, abbiamo visto che il 60% dei punti comunque si ottengono nella fase cambio palla, mentre un 40% dei punti si ottengono nella fase break. Però in questo percentuale di punti che è spostata a favore del cambio palla, c'è da, secondo me, guardare questa cosa. Ok, questa è la mia timeline in cui io raccolgo tutte le direttive tecniche e tattiche della nazionale, quindi nella colonna dopo ve lo farò vedere nel dettaglio. Poi ci sono tutte le direttive tecniche nella prima colonna, fondamentale per fondamentale, poi ci sono tutte le direttive tecniche invece a seguire. E secondo la mia logica, la fase cambio palla, come vi spiegavo nel corso del cambio palla, non può non prevedere il muro difesa. Quindi se io voglio allenare il mio cambio palla, lo devo allenare sfidando un muro difesa. Quindi il muro difesa, che l'argomento di oggi fa parte sia dell'elemento del cambio palla, perché è il modo in cui io vedo se il mio cambio palla funziona o meno, ed è poi il modo in cui io costruisco il mio contrattacco. Quindi l'argomento di oggi è, diciamo, un tema permanente di allenamento, perché sia il modo in cui io alleno bene il mio cambio palla, è il modo in cui io costruisco il mio contrattacco. Quindi, come vedete, il muro difesa è sempre presente, ed è per questo che rispetto a quello che facevo diversi anni fa, ho smesso di suddividere l'allenamento del cambio palla da quello del breakpoint, perché si intersecano e si intersecano proprio nel muro difesa. Quindi l'argomento di oggi è bello importante per questo motivo qua. E nel mio allenamento tipo che avevo strutturato per la nazionale, avevo previsto che ogni giorno venissero sviluppati questi argomenti, poi sempre in modi diversi, però i blocchi che andavano toccati tutti i giorni erano gli stessi. Quindi, a parte un lavoro iniziale specifico per ruoli, c'era un'attivazione, un bagherone che noi facciamo sempre per iniziare. E poi, come vedete, c'è la prima parte dell'allenamento, è proprio legato all'argomento di oggi. Quindi, una parte di attacco contro muro in cui possiamo decidere con che volume, ma lavoriamo tanto sul muro in una situazione di attacco specifica.
E poi un lavoro di difesa alzata. Quindi l'argomento di oggi viene trattato con costanza ed è la prima parte con cui noi ci attiviamo. E poi ovviamente c'è il terzo blocco che diventa alzata, attacco, alzata, contrattacco, che è ovviamente il tema di mercoledì prossimo. Per riuscire a spiegarvi al meglio le mie idee sul muro difesa, ho pensato di rendere pubbliche le direttive tecnico-tattiche della nazionale. Quindi tutto quello che io chiedo, cioè le regole con cui noi giochiamo, ovviamente qui ci sono tutte, ok? E, mentre adesso noi oggi affrontiamo quelle relative al muro difesa, però per farvi vedere come poi da delle direttive tecnico-tattiche ci costruiamo poi tutto l'allenamento. Quindi l'idea base, della nazionale è quella di attaccare tutta la rete con quattro attacchi simultanei e sistematici. Quindi questo è quello che noi vogliamo ottenere, sia in fase cambio palla che in fase break. Quindi la cosa che secondo me è fondamentale, intanto che va l'azione, intanto che guardiamo i quattro attacchi, è l'idea che se io dovessi prendere qualsiasi squadra, ma non la nazionale, se dovessi prendere un under 14, la prima cosa che vorrei fare è quella di capire subito quali sono i tempi con cui attacchiamo e quali sono gli spazi che andiamo ad attaccare. Qui vedete c'è un'azione ripetuta e su ogni azione ci sono sempre i quattro attacchi che si ripropongono. Qui c'è un altro contrattacco e c'è il terzo contrattacco di fila e ci sono sempre le quattro azioni. Qui c'è ancora un'azione di contrattacco. E qui vedete sempre sul sinistro le ragazze che entrano, e qui anche se c'è l'alzata del libero, vedete che ci sono i quattro attacchi che si ripropongono. Quindi, ritornando al discorso di prima, se io dovessi prendere una squadra, la prima cosa che proverei ad allenare e proverei a rendere cosciente e partecipe le ragazze è sui tempi con cui attacchiamo. E questa idea qui, che è un'idea che ho preso da Lorenzetti, quattro appoggi per quattro tempi, secondo me è fondamentale. Quindi, se noi prendiamo il tempo su una palla di attacco con il primo piede della rincorsa, il destro, giocheremo una palla alta con un tempo che più o meno è superiore comunque al secondo e mezzo. Poi abbiamo definito il tempo di super, che è il tempo in cui io appoggio il sinistro, dove il tempo varia da un secondo e mezzo a un secondo. In tanti mi dicono: ma la 5 dov'è? Perché la 5 non si gioca più la 5? Ora, la 5 è compresa in questo tempo qui, perché se io appoggio il piede sinistro sul tallone è un tempo diverso rispetto ad appoggiare il piede sinistro, okay, in uscita sul tocco. Quella differenza tra arrivare sul secondo appoggio sul tallone e in uscita, ok, da quell'appoggio, determina un tempo ben diverso ed è quasi mezzo secondo di differenza. E quel mezzo secondo è una traiettoria molto diversa, quindi è sempre super perché identifichiamo quell'appoggio, ok, ma quell'appoggio può essere ben diverso. E quindi a chi mi chiede dov'è la 5 è qui. Okay, la 5 è nella super perché comunque il tempo è quello di quell'appoggio lì, però ovviamente può cambiare tantissimo rispetto a come io entro, se ci entro bello aggressivo in uscita, ok, o se entro più tranquillo, ok, sul tallone. Poi abbiamo il tempo della quick, che è il destro, ok, che è quello che proviamo a giocare con i laterali nazionale, il destro sul tocco dell'alzatore, che sono più o meno 800 millesimi secondo. E poi c'è il primo tempo che è ovviamente l'ultimo degli appoggi che coincide con il palleggio, che è il tempo più rapido. Se considerate ad ogni appoggio la traiettoria si rallenta di 400 millesimi secondo, quindi un primo tempo più o meno sta in area 400 millesimi secondo, una quick 800, poi arriviamo al secondo e due e alla palla alta che è più di un secondo e mezzo. Questi tempi qui secondo me sono la base, cioè per riuscire a organizzare un sistema di attacco o di contrattacco. E poi l'altra cosa importante, visto che il tempo l'abbiamo definito, sono gli spazi, quindi come attacchiamo la rete, quali sono i punti rete che attacchiamo e quando invece giochiamo sul palleggiatore. Quindi qui vi ho identificato con le frecce tutto quello che noi giochiamo sul palleggiatore.
Quindi noi abbiamo, ad esempio, la 2 sul palleggiatore, la più, che è la palla della seconda linea che è giocata sul palleggiatore, e la 3 e la 4 che sono giocate sul palleggiatore come il primo tempo. Quindi questi qui sono i palloni che noi giochiamo sul palleggiatore, con la più che si combina sempre, diciamo, davanti al palleggiatore, e la meno che si combina sempre dietro la schiena del palleggiatore. E poi ovviamente abbiamo tutti i punti rete, lì avete i punti rete della nazionale, che ci sono 0, gamma, J, 5, la super e la fast, e quella griglia che vedete lì colorata è una cosa che sto studiando, perché sto guardando dove passa la palla sulla rete, okay? Anche se non abbiamo dei sistemi posizionali diciamo adeguati per fare questo studio, però sto studiando dove passa la palla sulla rete per diventare abili a marcare certe zone di rete. E quella suddivisione della rete in 15 parti è una suddivisione che poi adesso vi spiegherò come la utilizzo. Quindi tutto quello che vi ho detto fino adesso ho cercato di raccoglierlo in 20 regole, ok? 20 regole ovviamente che comprendono sia le direttive tattiche del cambio palla che del breakpoint, 20 regole con 4 chiamate in tutto per dare ordine al gioco. Iniziamo a vederle nel dettaglio. Ok, battuta e ricezione, la battuta non la guardiamo, l'abbiamo vista l'altra volta. Andiamo sul muro subito, che è il tema di oggi. Ora, priorità tecnica del muro è leggi sotto il net. Quindi, per me, okay, la priorità che voglio dare alla mia squadra è la capacità di leggere tutto quello che succede nel campo, okay, preoccupandosi poco della palla e leggendo tutto quello che invece accade al di sotto del nastro, quindi quello che fa il palleggiatore, come si muovono gli attaccanti. E questo poi è un discorso tecnico che affronteremo dopo. Dal punto di vista tattico, invece, quattro regoline, sempre strette o molto strette. Muro segui. 3-0 che sono i riferimenti, e poi un adattamento sulla palla corta. Quindi partiamo da sempre strette o molto strette. L'idea è questa: l'idea è che la squadra deve partire a lettura partendo strette, e se la palla si schiaccia verso 2, siamo ferme, rimaniamo strette. Se la palla invece si stringe verso 4, noi esageriamo, okay, la pressione sulla squadra avversaria stringendo il nostro muro. Guardiamo nel dettaglio. Quindi questo vuol dire che la nostra idea è quella di stare sempre strette nelle situazioni diciamo esclamative verso 2 o più verso 2, e questo vale sempre tranne con la base fast, ok? Con la base fast invece il nostro 4 si allarga sul centrale. In tutte le altre situazioni restiamo ferme, o addirittura se la palla si sposta verso 4, noi seguiamo. Guardiamo nel video. Quindi qui è sempre strette, quindi il posto 4 che torna ad aiutare, il 2 è un pochino più scarico rispetto al 4, quindi se la palla è esclamativa noi restiamo ferme lì, o anche più, verso 2 comunque restiamo ferme. E poi la capacità deve essere questa, che su una palla che si stringe, noi ci stringiamo, e poi ci deve essere la capacità tecnica di tornare verso 2. Quindi l'idea tattica muro è questa. E Luca, io vado avanti a ruota, poi cioè, io seguo le slide, mi dici tu se ci sono delle domande, se mi devo fermare, tanto il filo non lo perdo perché tanto seguo le slide, quindi se ci sono delle cose che volete fermarmi e chiedere prima, lo possiamo fare. Quando c'è qualcosa intervengo. Sì. Ok, perfetto. E seconda regolina, lasciando sempre come regola tecnica leggi sotto il net, muro segui. Quindi l'idea è che a muro cerchiamo di mettere il maggior numero di persone a muro, e con la palla nel sistema, se non muri, corri in copertura del pallonetto. Quindi l'idea, ovviamente palla nel sistema significa una palla compresa tra il perfetto e la più. Quindi se la palla va verso 2, il nostro posto 2 ha seguito il pallonetto, la palla va ancora in 2, il centrale non salta, segue e poi si ripropone.
se la palla va verso 4, il nostro 4, Lucia, segue, poi si ripropone. Stessa cosa se capita una situazione in cui la palla va verso 4, il nostro centrale ha seguito un po' la fase del ritardo, non salta e copre il pallonetto. Quindi questa qui è la seconda regolina di come ci muoviamo a muro. E terza regolina, i riferimenti, 3 o 0. Quindi la nostra idea è quella di murare il punto rete più colpito. Quindi 3, che vedete nella barra lì a sinistra, è la terza fascia, ok? Quindi più o meno è tra il 1,20 m e il 1,80 m dall'antenna. Ed è la traiettoria in cui di solito l'attaccante si infila in mezzo. Quindi quello è il punto rete dove di solito l'attaccante si passa in mezzo. Quindi l'idea è cercare di marcare bene quella palla, se siamo a 1 o a 2, ok? Muro 1, muro 2, quella situazione lì, ok? Oppure 0, quindi la linea verde sull'antenna, se siamo magari fuori da sistema e giochiamo con una palla scontrata. Quindi l'idea è questa. Che sulla palla super è quella di prendere soprattutto quella fascia di 3, qui vedete sull'azzurro, quindi quella fascia lì, vedete quanto siamo dentro. Stessa cosa se la palla va in 2, ok? Prendere quella fascia. Oppure marcare parallela, e quindi qui arrivare fino in fondo all'antenna. Idem da questa parte, cercando di chiudere il più possibile verso l'antenna. Questi sono i riferimenti sul muro difesa. Ultima regolina. Sul muro difesa, sul muro, scusate, non sulla difesa, è l'idea di adattarci quando la palla è corta. La chiamata corta la facciamo quando la palla o è molto staccata, ok, o è molto vicina a rete. Quindi su quelle situazioni lì, quindi di palla, diciamo, fuori dal sistema in cui c'è una valutazione, c'è una chiamata corta che di regola deve essere fatto dal laterale, ma potrebbe anche essere fatta dal centrale. Quindi, se chiama il laterale, la chiamata corta, il laterale diventa il riferimento, quindi prende lui il riferimento, il centrale si attacca. Se il laterale magari non si è accorto di questa palla corta, chiama il centrale ed è il laterale a chiudersi su quella situazione, perché ovviamente non avendo letto quella situazione, avendo letto il centrale, è il centrale che ha il riferimento giusto. Quindi l'idea è che chi chiama diventa il riferimento e sulla palla corta marchiamo comunque diagonale, ok? Quindi lasciamo sempre la linea su una palla che è staccata o su una palla che è corta. Quindi corta identifica due situazioni, o staccata, ovviamente corta. Questa è una palla molto corta. E vedete che su questa chiamata marchiamo diagonale questa situazione. Idem da posto 2. Se c'è una situazione, qui c'è una palla molto corta, e vedete che ci comportiamo in questo modo. Ok, andiamo sulla difesa, quindi sul fatto di crearci un'opportunità nel contrattacco. E andiamo veloci per quello che riguarda la ricezione che non ci interessa, che comunque vi ho messo. E sul discorso della copertura, c'è una regola semplice semplice. E al di là di quella tecnica, ok? Quindi corri, salva e proteggi, che poi la vediamo. L'idea in copertura è una, tutti dentro tranne uno. Il che significa che quando siamo con la palla nel sistema, una palla buona, è il libero che non entra, ok? Quando invece siamo su una palla fuori dal sistema, di solito il posto 6 che resta fuori. Guardiamo nel video quello che succede. C'è anche qualche azione di cambio palla, però ovviamente poi c'è il contrattacco, la copertura. Quindi
Quindi qui vedete che sono tutte dentro tranne il libero, cioè la copertura, e poi la gestione. Ancora qui tutte dentro, Lucia ha alzato, è rimasta la più lunga, quindi il libero è andato dentro. Anche qui tutte dentro, tranne il libero. Qui vedete che sono tutte dentro e Monica ha mandato dentro Lucia per restare lunga. E qui c'è un'azione di contrattacco in cui prendiamo una morata qui, ok? Vedete che sono tutte dentro tranne il libero. C'è copertura e poi la gestione. Ancora qui tutte dentro e qui vedete che è una situazione diversa, però è il palesatore che sono tutti dentro, è rimasto più lungo il palesatore che ha alzato la palla di contrattacco. Quindi questa è la regolina sulla copertura. Difesa, priorità tecniche sono quelle che vedremo, corri, salvi, proteggi. Quelle tattiche, ok, sono dalla posizione intermedia, davanti e in mezzo ci penso io. Nel dubbio e della seconda linea, il se raddoppia con lettura del pallonetto e la chiamata no, ok, sul discorso delle palle regalo. Quindi quattro regoline, ci sono quattro regole per il muro difesa e quattro regoline per il muro, mi associo sempre, quattro regoline per la difesa. Guardiamo. Ora, dalla posizione intermedia, davanti e in mezzo ci penso io. Quindi, se guardate il campetto, i campetti di destra, vedete che sull'attacco da 4 c'è questa idea di dividersi il campo in questo modo. Davanti e in mezzo ci penso io. Quindi, ad esempio, lì c'è il 4 che scende, davanti e in mezzo ci pensa il 4. Il 5 che si prende un'altra fetta davanti e in mezzo, il 6 che lavora in questo modo, e vedete che poi c'è la linea che lavora davanti e in mezzo. Questo è un modo per dividersi il campo, è una cosa che ho preso dai giapponesi e mi piace un sacco come suddivisione del campo e mi sembra molto chiara come competenza. E dalla posizione intermedia significa solo che in difesa dobbiamo fare meno strada possibile, quindi vuol dire che la posizione che io prendo sul primo tempo non deve essere troppo lontana da quello che io poi devo tenere su una palla super. Perché poi alla fine quando giochi con un controsistemi di attacco che giocano molto rapido, non hai tutto questo tempo per spostarti. E se giocano una super vuol dire che l'attaccante ha ancora due passi da fare e corre avanti. Se io sono in parallela ho due passi da fare e devo andare pure indietro. Quindi avere poco spazio da percorrere secondo me è una cosa che noi dobbiamo richiedere alle ragazze per agevolarle nell'azione difensiva. Guardiamo dalla posizione intermedia davanti e in mezzo, ci penso io. Ho fatto una carrellata di tutte le posizioni per far vedere come lavoriamo. Quindi davanti e in mezzo vuol dire che lì ci lavora il posto 4. Qui c'è un muro a 3 e comunque qua davanti e in mezzo ci pensa il posto 5. C'è un'altra super verso 4 e qua davanti e in mezzo, quindi verso zona 6, ci pensa al posto 6, e poi se capita una palla sulla parallela, e qui c'è molto campo, lì davanti ci pensa il posto 1. La stessa cosa se la guardiamo verso zona 2, in quella zona lì davanti e in mezzo ci pensa il posto 2, e anche lì avete visto che c'è stato un raddoppio. Stessa cosa se vanno sulla diagonale, lì davanti e in mezzo, quindi verso il posto 6 ci pensa il posto 1, qui davanti e in mezzo, con Lucia che ha fatto una gran difesa in mezzo, e poi l'ultima situazione, davanti e in mezzo, se capita da posto 2, con il libero. Una cosa che vorrei sfatare di questo cacchio di piede sulla riga, su una super, se c'è tanta parallela, io chiedo, cioè, di entrare in campo a prendere la palla, non il piede sulla riga. E invece sento spesso quando guardo le partite, sto piede sulla riga, sto piede sulla riga. Avete visto che le due difese sulla parallela erano a un metro dalla riga. Quindi su questa cosa qui, secondo me,
una cosa che poi richiedo alle ragazze a livello tecnico è sfidare l'attaccante. E secondo me se stai sulla riga sfidi solo una piccola parte dell'attaccante, se invece ti prendi campo lo sfidi a tirare magari una zona dove anche lui ha più facilità di tirare la palla. Nel dubbio della seconda linea, nel senso che se capita un'azione che non si capisce se è nel sistema o fuori dal sistema e nasce un pallonetto che è a metà tra il terzo di rete e il posto 1 e il posto 5, nel dubbio io lo faccio prendere alla seconda linea. Quindi, ad esempio, ho visto che l'altra volta Giovanni fa fare il contrario, ok, quindi siete liberi di scegliere, poi basta che lo allenate in base a come avete scelto. Qui, ad esempio, c'è un pallonetto lì a metà. C'è andata la seconda linea. C'è un pallonetto lì a metà, ci andiamo con la seconda linea. Ed è un pallonetto a metà, cioè nel senso questa qui è una situazione più facile da leggere, in cui la palla è forse più del terzo di rete, ok, che della seconda linea, ma lì c'è una zona di conflitto, quindi nel dubbio, se c'è quel conflitto lì, lo facciamo prendere alla seconda linea. Terza regolina, il posto 6 raddoppia con lettura del pallonetto, quindi vuol dire che su una situazione di difesa in cui magari il 5 e l'1 leggono una situazione in cui ci può essere il pallonetto, il 6 deve raddoppiare sempre la posizione. Quindi raddoppia la parallela. Qui guardiamo, ovviamente ragazzi non vi ho messo 1000 azioni, vi ho messo 2 azioni per farvi vedere. Quindi qui Paola va sotto e Lucia raddoppia. Stessa cosa. Qui Monica va sotto e qui Miriam fa un lavorone di raddoppio sia tattico che tecnico. Ultima cosa, gestione della palla regalo. Qui ho messo una cosa anche per i più piccoli, la filastrocca della palla regalo, quindi il palleggiatore è coperto dall'opposto, che viene aiutato dal 6 che appoggia al suo posto, quindi vuol dire che l'opposto deve coprire il palleggiatore. Se il 6 riesce, entra dentro a togliere la palla all'opposto, ma se il 5 riesce, interviene a tutto campo ad ogni costo. Quindi, se c'è la possibilità che il 5 intervenga a tutto campo, ci va, punto e basta. Quindi, guardiamo la filastrocca della palla regalo dal video. La chiamata è no, e la chiama la prima linea. Quindi, il palleggiatore è coperto dall'opposto su una situazione così perché non ci sono altri rimedi, e poi qui va anche a contrattaccare. Però se può, viene aiutato dal 6 che appoggia al posto suo, quindi 6 entra e l'opposto si allarga. Ma se proprio capita una palla regalo tipo questa, il 5 entra e interviene a tutto campo, ok? Ok, questo è per il discorso della difesa. Poi ovviamente c'è il discorso dell'alzata. Ok, qui adesso vado veloce perché tanto l'alzata è più il discorso del cambio palla. Mi piaceva invece farvi vedere questa cosa qui del vice palleggiatore, nel senso che se difende o tocca la palla il palleggiatore, la sequenza oppure se il palleggiatore non è nelle condizioni di fare la differenza, perché una priorità tecnica in alzata è essere nella condizione di scegliere. Quindi se io sono nella condizione di scegliere e sono il palleggiatore, scelgo e vado. Se il palleggiatore è messo così male che non può scegliere, nel senso che anche lui è obbligato a fare una palla alta, e c'è qualcuno che invece è messo meglio e nella condizione di poter scegliere, di avere più scelte del palleggiatore, alza quello lì. Quindi se una palla si stacca, esclamativa, e io da posto 6 rispetto al palleggiatore ho più uscite, entra quella persona lì ad alzare. E la sequenza è libero, schiacciatore di seconda linea o chiunque possa essere nella condizione di scegliere. Adesso vi faccio vedere alcune azioni che sono di cambio palla, però nella fase break non cambia niente. Quindi la palla si schiaccia verso 4 e la condizione migliore era far alzare Lucia e lì Lucia entra. Qui situazione. La palla si schiaccia verso 2, lì avrebbe avuto poche chance. Già lì Paola aveva qualche chance in più. Questa qui è una cosa che alleniamo e non è una cosa che viene da sé. Qui in situazione di palla esclamativa,
in cui entra Monica. Ovviamente se capita una difesa non cambia di tanto. Qui vedete che era una palla dove Lia sarebbe stata in difficoltà e siamo entrati con il libero, perché è una palla molto tesa. Qui lo stesso, la palla si stacca e cerchiamo di mantenere comunque sempre i tempi. Qui addirittura una palla che ci schizza via e qui c'è un'assistenza dell'opposto che rimette la palla. Quindi questa idea che dare tanto valore al secondo tocco è un lavoro che facciamo sempre. Nel secondo blocco, quando avete visto difesa alzata, prima c'era muro, poi c'era difesa alzata, questi lavori qui ne facciamo praticamente tutti i giorni in modo abbastanza creativo e ne mettiamo tanti perché secondo me è qualcosa che dà valore poi a tutto il sistema di contrattacco. Alzata attacco e alzata contrattacco. Su alzata attacco, vabbè, sempre avanti è la cosa che vi dicevo prima, quindi l'idea è che se giochiamo primo tempo 7 o 2 andiamo sempre a giocare davanti con la palla più e quindi combiniamo tutto quello che è il primo tempo con di 1, di 2 e di 7 con un attacco da seconda linea dove prendiamo come riferimento il palleggiatore. E l'altra cosa, i 4 punti rete con la base fast, quindi quel discorso lì quando giochiamo con base 1, 2 e 7. Se giochiamo base fast, attacchiamo 4 punti rete, quindi non esiste più il palleggiatore, ma attacchiamo 4 punti rete. E quindi attacchiamo la fast, la super, la J e la gamma, attaccando quei punti rete lì. Poi se abbiamo la sfiga che il palleggiatore è su quel punto rete lì proprio dell'attaccante, l'attaccante si gioca più o meno, ok? Quindi dando un segnale al palleggiatore se va davanti o dietro in quella situazione, ma gioca su quel punto rete lì. Andiamo su alzate contrattacco, che è il tema della prossima volta, e l'idea è, in contrattacco fate la strada più corta, quindi contrattaccare il punto rete più vicino, e l'altra cosa attacca tutta la rete. E vi faccio vedere, attacca tutta la rete, quindi l'idea è che se ci tolgono, ad esempio, il posto 4 dal contrattacco, qui c'è una palla dove Lucia va a terra, vedete che il 6 gira e va a attaccare la 5. La stessa cosa, se ci tolgono l'opposto, perché magari ci fanno una palla molto tattica e è intervenuto, il 6 gira e va a attaccare dietro. Ora, non vi ho messo tutto il lavoro del contrattacco più vicino perché è tutto il lavoro delle transizioni, che è il lavoro che affronteremo magari in modo più ampio ovviamente la prossima volta, e quindi c'era un mare di roba da far vedere, non posso farvela vedere tutto adesso. Sul mettiamo ordine sulle chiamate, abbiamo visto due chiamate, ok, abbiamo visto la chiamata noi, la chiamata corta, poi ovviamente c'è la chiamata mia in ogni situazione, e con le regole che ho dato chiamare mia è importante perché avete visto che nell'alzata c'è tanta assistenza e quindi chiamare è una cosa importante e quindi è una chiamata che per noi fa la differenza. E l'altra chiamata è la palla blu, che è una palla che avete visto anche nel video iniziale, in cui c'è la libertà delle atlete su una palla magari regalo, quando siamo in appoggio, di chiamare blu, e la chiamata blu taglia fuori il palleggiatore e loro alzano di prima, ok? Quindi è una situazione che abbiamo messo dal primo anno, non la facciamo spesso perché è una cosa che ovviamente facciamo ogni tanto per prendere magari in contropiede gli avversari, e quindi è una cosa ovviamente che si vede molto meno, ma è una cosa che abbiamo nelle regole tattiche. Faccio un piccolo time out, piccolo, su una cosa, sul fatto che in ogni tecnica esiste un prima, un durante e un dopo, ok? E io ho cercato di raccogliere tutte le tecniche del prima e del dopo. Quindi, nel prima, tutti gli spostamenti, ok? E li ho chiamati spostamenti, che noi facciamo per intervenire a tempo sulla palla. E poi ho raccolto tutte le transizioni, che sono tutte le tecniche che noi facciamo dopo aver toccato la palla, ok?
per riuscire a stare dentro i tempi di gioco, ok? E raccogliendo tutte le tecniche di spostamento e di transizione, ho raccolto queste 10 tecniche. Quindi, tecniche di transizione e di spostamento, io guardando tutta la pallavolo, guardando ho raccolto queste 10 tecniche come le 10 tecniche che a noi servono per o intervenire sulla palla, o dopo che abbiamo fatto un intervento, riproporci e quindi prendere una posizione in campo stando dentro un tempo di gioco che è ovviamente definito dal ritmo del gioco. E qui vedete che ho messo la corsa avanti e indietro, poi c'è il mezzo giro a destra con lo split, a sinistra, che sono cose che vedremo la prossima volta, poi c'è il giro completo, gli shuffle, l'incrocio dietro, il passo diretto, l'apertura con l'incrocio o il passo di chiusura, poi c'è il passo riportato accostato, lo potete chiamare come volete, anche quello che anche prima sono nomi che il mezzo giro o giro completo sono robe che ho inventato io, perché non so qual è il termine giusto, io li chiamo così. Poi c'è lo split, ok, come forma di attivazione, ma è una tecnica specifica, ok? E poi la rincorsa d'attacco, che forse è lo spostamento più importante. E di fianco vi ho messo il dubbio sulla scaletta, nel senso, ma se io devo allenare tutta questa montagna di roba per spostarmi e stare a tempo con la palla, ne ho di roba da fare, di roba specifica da fare. Quindi l'idea è, la scaletta avrà un valore, ma questo qui secondo me ne ha di più. Cioè, saper conoscere queste cose secondo me ha più valore rispetto a fare magari un lavoro di piedi che poi magari è un po' fine a se stesso. Quindi magari siamo bravi a fare la scaletta, ma magari poi non conosciamo questi spostamenti. E quelle 10 tecniche, ok, le affronterei la prossima volta, anche se ci sono anche tecniche di spostamento, quindi infatti adesso faccio gli spostamenti di muro, quindi sono cose che in un corso normale, non diviso tra muro difesa e contrattacco, avrei fatto subito. E magari facciamo una cosa, io provo a fare tutto il corso, ok? Poi se avanza tempo vi faccio vedere già parte del corso della prossima volta, perché queste 10 tecniche secondo me sono utili da vedere, da conoscere e da mettere in campo. Quindi di quelle 10 tecniche ce ne sono 4 che secondo me sono la base per gli spostamenti a muro, che sono lo split, l'apertura, l'accostato e lo shuffle. E la differenza tra accostato e shuffle, che l'accostato è il passo accostato che conoscete tutti, lo shuffle è il galoppo, ok? Quindi è una dinamica diversa, ok? Tra l'accostato, che sono 2 appoggi, e lo shuffle, che invece diventano 3 appoggi per fare uno spostamento. E sono le tecniche base per gli spostamenti a muro. Quante tecniche dobbiamo conoscere a muro? Io ne ho individuate 5. Che poi diventano, diciamo, 6. Allora, sono il bunny, che è il salto sul primo tempo, poi c'è l'incrocio con 2 appoggi, quindi Q1 vuol dire che lo facciamo in un tempo, Q2 vuol dire uno spostamento di muro con 2 tempi, quindi incrocio e salto subito, poi c'è il Q3 che è fatto in 3 tempi, che è quello che conosciamo meglio magari, che può essere fatto o con la chiusura o con lo stiffness, poi lo vediamo. Poi c'è l'accostato, che di solito si fa in 4 appoggi, e poi c'è il Q5 in 5 appoggi, che è shuffle più incrocio, che di solito si fa sulla palla alta. Iniziamo dallo split. Allora, lo split, che è una forma di attivazione, la più efficace che abbiamo, e serve sia per saltare che per spostarsi. Per saltare lo utilizziamo ad esempio per il bunny, qui lo vediamo sui centrali, guardate nel riquadrino. Questo molla i piedi e pam, li attiva. Molla i piedi, ok? Va sull'avampiede e poi lascia i piedi e li riattiva in modo reattivo. E questo è il bunny. Quindi lo possiamo usare sia per saltare, oppure lo possiamo utilizzare, questi sono i piedi della Righetti, per spostarci. Quindi questa cosa qui, che a volte a me mi hanno insegnato, o anch'io ho allenato dicendo è un passo falso, non è un passo falso di niente, deve essere un passo fatto bene, ma non è falso, perché è il modo più efficace in cui il corpo riesce ad accumulare energia elastica.
Quindi, la prima tecnica, il bagno. Davide, Dimmi, aspetta che mi chiedo fermo, vai. se si può rivedere la Righetti nello spostamento. E sì, allora torni indietro. No, cacchio, aspetta, ho sbagliato. E lo lancio subito, non guardate il video di destra, di sinistra, scusate. Sì. Poi questo quando facciamo tecnica ve lo faccio rivedere comunque, eh? Ve lo faccio rivedere ancora meglio. Anche perché poi ovviamente questa qui è la parte, adesso inizia la parte di tecnica e la parte di tattica, non mi avete chiesto niente, l'ho già abbandonata, adesso sto andando sulla tecnica di muro. E quindi ho il bunny, ok, lo riguardiamo, che sono andato avanti. Poi c'è una cosa che voglio farvi vedere qua sul bunny, qui ovviamente c'è una situazione, vedete i piedi di Cristina e di Lia che si attivano. Guardate questo muro di Anna e oltre a guardare i piedi, magari guardate il quadro grande e guardate le braccia, dove sono quando lei salta. Sono qua all'altezza dell'ombelico nel momento in cui lei spinge e fa il bunny, non sono alte. Poi c'è l'incrocio. Quindi in due tempi io mi attivo sempre con quello split e poi solo col passo di incrocio salto. Quindi lei si attiva e poi non ha tempo e fa solo l'incrocio. C'è verso 2, oppure qui c'è Cristina che lo fa verso 4. Quindi c'è una situazione di sovrapposto. Lei è molto attenta al centrale e qui c'è la situazione. In due tempi per arrivare sulla palla super. Poi c'è la tecnica con tre tempi, ok? L'incrocio, e c'è sia quello che conosciamo tutti, ok? Quindi incrocio e chiudo, oppure incrocio con lo stiffness. Qui abbiamo Lia e Anna che lo fanno da posto 4, vede c'è l'attivazione e poi la chiusura. Stessa cosa su posto 2. L'attivazione di Miriam è un po' meno evidente di quella di Lia, fatta in maniera diversa. Oppure c'è quella con lo stiffness. Noi non la facciamo, però esiste. Molto spesso le ragazze lo fanno. E quindi c'è, io apro, incrocio e poi recupero entrambi i piedi per saltare a due piedi con lo stiffness. Ovviamente in teoria sono quattro appoggi, però visto che l'ultimo salto lo facciamo a piedi pari con uno stiffness, comunque i tempi sono tre, non sono quattro. Qui, 2, 3. Ok. Poi dove c'è l'accostato? Che è un evergreen. E quindi sulle situazioni magari di pipe o sulle situazioni in cui siamo già scariche, qui c'era Miriam che si era scaricata prima. Perché magari non credeva nel centrale e qui vedete che torna. Ovviamente può essere due accostati o quattro, cioè due passi accostati o un passo accostato, quindi due appoggi o quattro appoggi in base alla distanza che uno deve percorrere. Qui c'è l'ultima situazione, credo. Su un sovrapposto. Qui sono molto rapidi, ma a volte non si vedono perché lo fa veramente una velocità incredibile, però ha fatto quattro appoggi. Paola. E, ultima situazione, che secondo me è una situazione che potrebbe tornare utile anche nelle giovanili quando abbiamo delle piccoline. Qui c'è. Guardate Cristina, aspetta, ve la faccio rivedere. Guardate Cristina per avvicinarsi sul muro a 3. Lei fa shuffle, 1, 2, 3, 4, 5.
guardate la stessa cosa, Paola, sul mura 3. Lei deve fare tantissima strada. E quindi fa shuffle, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 5 appoggi per arrivare su quella situazione, poi lei è bravissima a riproporsi su quella situazione lì. Ok, queste sono le tecniche di muro. Quindi sono, diciamo, 5 tecniche, ok? E poi diventano 6 perché... Diciamo che l'incrocio e chiudo può essere fatto anche con l'incrocio stiffness. Io quello non, di solito non l'alleno, ma ad esempio c'erano, sono ragazze che a volte lo fanno, cioè tipo, che so, la Righetti sulla palla alta prende il tempo così. Si trovano meglio a prendere il tempo così perché poi hanno modo di aspettare, ok, e prendere poi il tempo con quello stiffness senza perdere magari troppa energia elastica. L'idea che vi ho detto, che la priorità a muro è leggere sotto il net, quindi l'idea di imparare a leggere sotto il nastro, e a volte quando sento il luogo comune, no, che i centrali non ci capiscono niente a muro, mi chiedo quanto tempo passiamo a dargli delle cose da leggere e una strategia per leggere. E abbiamo fatto tante chiacchierate durante il lockdown con centrali e la cosa che mi ha colpito di più nelle chiacchierate è stata la chiacchierata con Birarelli. E Bira mi ha detto, la palla non ci dice niente del gioco. E questa cosa qui mi ha un attimo così fatto pensare, perché stiamo facendo uno studio sulle strategie visive, quindi cosa fanno gli occhi durante il gioco. E una cosa che viene un po' dalla scuola americana è questa sequenza: ball setter, ball hitter. Quindi il fatto che io leggo la palla che esce dal ricettore, poi leggo il palleggiatore, poi leggo la palla che esce e quindi leggo la traiettoria e poi leggo l'attaccante. E io dicevo, caspita, ma è un compito difficile, cioè è proprio a livello, diciamo, fisiologico, cioè se io seguo la palla faccio fatica a vedere gli attaccanti, quindi o vedere il palleggiatore. E quando Bira mi ha detto questo, mi sono detto, beh, allora secondo me noi dobbiamo fare una scelta, o seguiamo la palla o seguiamo le persone. E la mia idea è stata, prendendo anche l'esperienza di un grande giocatore, ma una cosa che comunque avevo in testa, che secondo me la palla ci dice un po' poco, nel senso che comunque col tempo noi impariamo a vedere, no, quando la palla esce da un bagger o da un palleggio, più o meno quale traiettoria sarà, se sarà vicino a rete o staccata, se sarà alta o bassa, se magari un'alzata è più vicina o più lontana, ci accorgiamo subito magari da come esce dalle mani del palleggiatore. E quindi non è che abbiamo così bisogno di seguire la palla. L'idea è proprio quella di diventare specialisti nel leggere sotto il net. Quindi la nostra televisione, okay, dove io guardo la palla a volo, è sotto il net. E un lavoro che, ad esempio, ho provato a fare per stimolare questo è fare lettura muro in un esercizio semplicissimo, del tipo io metto la mia linea di muro qua, tipo in quell'esercizio iniziale, con un libero, un alzatore, e mettiamo adesso due attaccanti adesso qua, o due sparring. Con loro che fanno lettura, ok? Questi tre che fanno lettura con una visiera tipo quelle cinesi, quelle molto lunghe, del tipo io devo riuscire a guardare tutto quello che senza alzare la testa, ok? Tutto quello che ho davanti e iniziare a leggere subito quello che è il palleggiatore, facendo una foto del palleggiatore e poi da lì spostare subito la mia attenzione non sulla palla, quindi la visiera deve, diciamo, impedirti, ok, di alzare la testa e di andare subito con il tuo attaccante, a guardare l'attaccante. Una cosa che mi diceva la Righetti era che la sua abitudine a guardare la palla, lei ha cercato di toglierla e quando era, diciamo, nella bolla della partita ed era nella partita, a volte riusciva a staccarsi dalla palla e lei diceva, sentivo una differenza abissale tra
quando riuscivo a non seguire la palla e guardare gli attaccanti e quando invece ero schiava del pallone perché magari non ci stavo prendendo troppo a muro. E questa cosa ha alimentato ancora il fatto di magari di cercare questa strada e di dare più elementi per leggere gli attaccanti. L'unica cosa che ho visto con questo esercizio semplice della visiera è che deve permettere al giocatore comunque di vedere la palla quando salta. Cioè, se quando salta la visiera non gli permette comunque di vedere attaccante palla, vuol dire che è un po' troppo bassa, quindi dovete solo sistemare la visiera. Ma sulla lettura funziona, cioè funziona nel senso che comunque, diciamo, impone a chi è a muro, al centrale o laterale, di non seguire la palla, ma di seguire gli attaccanti. Ma se la mettete troppo bassa, poi diventa buio perché poi la palla non la vede mai. E quindi quello potrebbe essere un problema. Quindi posizionatela, ma non esagerate perché poi se non vede la palla al momento del muro diventa, non diventa secondo me allenante. E ve lo dico perché l'ho provato con una squadra qua vicino, ho chiesto se mi facevano fare un po' di prove perché gli altri allenatori che fanno i corsi allenano. Io ho un anno che non alleno e quindi ho bisogno intanto di testare le cose che mi vengono in mente. Davide, E, dimmi. fanno una considerazione interessante. Dimmi. Se ball si può mettere in fondo, quindi palleggiatore, attaccante, palla. Sì, cioè diciamo che ti appare tutto insieme, però cioè, tu guardi l'attaccante, cioè nel senso che allora con una palla così l'occhio non riesce a inseguire, quindi noi dobbiamo essere bravi a fare una saccade, cioè una foto del palleggiatore e poi fare la seconda foto sull'attaccante, poi in quella foto ci compare anche la palla, ok? Quindi diciamo è il fatto di fare una fotografia all'attaccante che ti fa comparire la palla, non il fatto che poi io faccia attenzione alla palla. Perché secondo me se noi rispostiamo l'attenzione sulla palla, rischiamo che poi il centrale sia portato a guardarla da quando esce dalle mani del palleggiatore. È questa cosa qui che sto provando ad allenare, il fatto di avere capacità di leggere una cosa e l'altra. L'altra cosa che secondo me si fa poco è la capacità di leggere senza spostare la testa. La testa ha funzione pilota sul corpo e quindi se io leggo la pallavolo girando ogni volta la testa, quando io poi leggo una cosa che è alla mia sinistra, tipo il palleggiatore che è schiacciato verso 2 e la palla va in 4, io in questa cosa qui di girare la testa per andare lì ho un ritardo sia tecnico, ok, sia di visione. E su questa cosa qui, secondo me, ho visto tanti lavori in altri sport in cui si allena la capacità di tenere la testa ferma, okay, e di leggere il gioco solo seguendo la palla con gli occhi. Ed è una cosa che, secondo me, soprattutto per un centrale, potrebbe essere una cosa che, dà qualcosa in più al giocatore nel riuscire a leggere una situazione. Un'altra considerazione che vi faccio su questa cosa qua è che abbiamo trovato, o sempre, tutti hanno sempre sostenuto che il lato migliore dove si sposta una persona è a sinistra perché è il lato, no, che coincide con la rincorsa. E invece ho visto che tanti centrali hanno associato, chiedendo, hanno associato il lato migliore a quello dell'occhio dominante. Cioè, vedono meglio la palla che arriva da uno e vedono meglio l'attacco che arriva da due e si spostano meglio andando a sinistra perché vedono meglio da quella parte. Altri centrali invece si spostano e vedono meglio a destra, quindi con l'occhio destro, e tutto quello che arriva a destra è più facile da leggere. E quindi anche a muro a volte, tipo questo me l'ha riportato anche Valentina Righetti, mi diceva che se lei vedeva di più, okay, e lei è occhio dominante sinistro e quindi ha tutta più facilità a vedere tutto quello che arriva da sinistra, mi diceva che sentiva a livello percettivo sul muro una sensazione diversa. E una cosa che mi ha detto lei è detto, secondo me ho passato troppo tempo della mia carriera a fare del piano di rimbalzo e ho dedicato troppo poco tempo ad allenare invece le strategie visive di come leggere le situazioni. E questo input da una persona che ho allenato tantissimo per tanto tempo mi ha fatto così pensare. E,
andiamo avanti. Allora, iniziamo dalla posizione di partenza. Allora, posizione di partenza l'ho chiamato pronto a sparare, perché sul pronto, e lì vedete la posizione del pistolero, l'attesa che stiamo cercando di condividere con le ragazze e con anche gli allenatori è quella di tenere le braccia basse e una divaricata normale. Quindi un po' la posizione del pistolero, ok? Pronto a sparare nel senso che io devo avere le braccia non in posizione già alta, ma comode, comode, sia per attivarmi, come ha fatto prima Anna, per andare su un primo tempo, sia per poi andare a cercare subito la direzione di spostamento. Quindi nel pronto c'è questa posizione del pistolero, braccia basse, ok? E piedi normalmente divaricati, ok? Qui rivedete i piedi della Righetti, quindi questa idea che quando noi facciamo uno split per spostarci, un piede diventa il piede di spinta e l'altro è il piede di direzione. Per attivarci il più velocemente possibile, ok? Quindi per spingere il più velocemente possibile verso una direzione, avete visto che la gamba di spinta della Righetti con il suo busto è una linea continua, è come quello lì che spinge la macchina, ok? Quindi lei spinge, si attiva in modo elastico per riuscire a creare quella linea per spingere la macchina da quella parte, ok? E il piede di direzione, fa non un perno, cioè non sta a terra, ok? Perché quello che abbiamo studiato dal punto di vista biomeccanico è che un movimento in cui tu fai perno sul piede è più faticoso e più lento. Invece l'idea è che girarsi più velocemente possibile, il movimento deve partire dall'anca, quindi non c'è una torsione sul piede. Ma come avete visto, il piede si alza e c'è solo una rapidissima, ok? Rotazione dell'anca in modo da dare direzione al piede. E questo è quello che abbiamo studiato dal punto di vista biomeccanico come la partenza più efficace, ok? Poi c'è una cosa, queste cose vanno ottimizzate, cioè nel senso, in tutti gli studi che abbiamo fatto abbiamo visto che non c'è una tecnica, ok? Ce ne sono mille. E poi ognuno ha i suoi adattamenti, quindi le braccia possono essere più o meno, cioè sono basse, ma quanto basse non lo so, ok? Quel piede può essere più o meno aperto e dipende molto dalle caratteristiche. Questo split di attivazione può essere più o meno alto in base alle caratteristiche dell'atleta. Se uno ha piedi belli rapidi, lo farà radente. Se uno invece ha dei piedi un pochino più sordi, farà questa attivazione più alta, perché in questo muoversi, in questo diciamo staccarsi di più da terra, recupera più energia elastica. Quindi recuperando più energia elastica poi ha più modo di magari esprimere energia. Cioè se noi chiediamo a gente che magari ha dei piedi sordi di fare un'attivazione rapida, non riesce poi magari a uscire da quella posizione. Quindi questo sul pronto a sparare, quindi sul fatto di essere in un'attesa che sia comoda e funzionale a quello che devo fare. Il dubbio che è nato è, ma sul primo tempo, partire con le braccia basse, quanto ci incasina? Meno di quello che pensiamo, perché abbiamo fatto un'analisi su due persone che hanno 15 centimetri di reach, ok, di differenza, come Raffa e come Cristina, e per i tempi che ci sono nella pallavolo femminile, ma mi viene a dire anche nel maschile, perché anche i maschi partono a braccia basse, anche se magari hanno degli anticipi migliori dei nostri, il tempo che Raffa impiega per raggiungere la stessa altezza a cui arriva Cristina sono 40 millisecondi in più. 40 millisecondi in più che comunque sono dentro quel tempo che ci serve per riuscire a prendere un primo tempo. Perché se vedete, Cristina e Raffa arrivano a un'altezza di 3 metri
una impiegando 360 millisecondi e l'altra 320 millisecondi. Quindi sono ben dentro i 400 millisecondi, ben dentro. Una ci mette 40 millisecondi in più perché parte in una posizione più bassa, punto. Però sono dentro, cioè non è che partire con le braccia alte l'agevola in qualcosa, perché comunque quel tempo lì, se è fatto bene, ok? Anzi, se quella tecnica è fatta nel modo corretto, forse, ok? Non è detto che partendo a braccia basse paghiamo qualcosa nel marcare a primo tempo. Quindi questo su una cosa che ci siamo voluti togliere a livello di salto sulla gestione del primo tempo con le braccia basse. Davide, Dimmi. c'è una domanda che ero sicuro sarebbe arrivata. Le controindicazioni, che sono correlate a tenere le braccia alte. Cioè, tu adesso hai parlato delle partenze con le Sì, braccia basse, allora. ti ha sempre insegnato. Allora, se io parto a braccia alte, partiamo dagli spostamenti laterali. Vi ho detto che la cosa più importante è riuscire a ruotare verso il lato di direzione il più velocemente possibile. Ok? Quindi, se io parto così, questa rotazione è una rotazione che faccio in un attimo. Ok? Quindi, aspetta, non mi ricordo a livello biomeccanico come si chiama, a livello. Adesso mi sfugge. Comunque, porca miseria, non mi viene, mi fa incazzare. Vabbè, adesso mi verrà. La forza che io devo, è il tempo che io devo impiegare per riuscire a fare questo, ok? È molto più alto rispetto a fare questo. Quindi, sulle super, pagate, punto, sicuro. Cioè, quindi se io parto a braccia alte e poi devo andare su una super, è sicuro che pagate, perché pagate nel fatto di dover ruotare il corpo verso una direzione e quella direzione deve essere fatta la più velocemente possibile. E quindi questo lo pagate. Se io parto a braccia alte, ok, quando io faccio questo, il mio centro di massa si abbassa. E quindi vuol dire che io impiego un tempo in più rispetto a partire qui, dove io recupero subito il mio centro di massa e sono subito alto, perché il corpo funziona così. Se io alzo le braccia, ok, in modo conseguenziale il resto si abbassa. Non è che se io vado con le braccia alte vado subito in alto. Vuol dire che io spingo il mio centro di massa, accelerando le braccia verso l'alto, spingo il mio centro di massa verso il basso. Io devo saltare. Quindi l'idea è che se io parto vicino, recupero il più possibile velocità per far salire il mio centro di massa, non abbassare, perché il mio centro di massa si deve abbassare il meno possibile. Se io devo pensare invece di fare questo, ok? Nel fare questo io mando giù il mio centro di massa e quindi impiego più tempo per salire come tempo di attivazione. Poi nel salto non lo so quanto incide, ma in tutte le attivazioni partire con le braccia basse. E vi giuro che io non l'ho mai insegnato fino adesso, non l'ho mai insegnato, è più controproducente che partire con le braccia basse. Quindi partire con le braccia alte ha meno vantaggi che partire con. Poi gli adattamenti, qualche ragazza, se vedete, già lo sta facendo, qualcun'altra no, perché magari non se lo sente, però devo dire che le ragazze lo stanno provando, lo stanno sentendo, anche perché hanno un'abitudine. Ovviamente non tutti i natatori sono d'accordo, quindi dicono no, stai con le braccia alte perché su quando la palla è vicina a rete, ed è un ragionamento che viene, cioè il ragionamento, la palla è vicina, se io avvicino le mani ho meno rischio di prendere di prendere il punto. È un ragionamento che potrebbe avere un senso logico, ma a livello biomeccanico non produce quegli effetti che invece il buon senso ci dice. Vado avanti? Ok. Secondo aspetto, spingi il pavimento. Quindi l'idea è che io sono pronto a sparare, devo spingere il pavimento o con il bunny, quindi quello split che mi fa saltare, oppure con lo split che mi fa poi andare via da quella situazione. E qui vi voglio solo far vedere due cose, le cose importanti.
che quando io faccio quello split di attivazione, quindi una gamba che spinge e un piede di direzione, la cosa importante è che se io parto con i piedi troppo larghi, quindi parto in una rega troppo larga, quando io faccio questo split, si verifica quello che è la situazione di raffa, in cui l'anca, come vedete dalla freccia, non cade sul tallone. Quindi cosa succede? Che la gamba di raffa ha finito di spingere, ma finché l'anca di raffa non arriva sul tallone, lei non può spingere col piede avanti. Quando invece arriva su quella fase lì, lei può spingere e andare. Quindi vuol dire che nella sua tecnica, quel momento lì è una fase di non spinta che lei da centrale può pagare. Se invece vedete Lucia ha finito di spingere con il piede di spinta e il piede di direzione è posizionato esattamente sotto l'anca, quindi vuol dire che il suo piede è già in spinta e quindi riesce. Non a caso Lucia, nonostante sia la più piccola della nazionale, è quella che copre più campo, forse perché tecnicamente fa qualcosa di molto buono. E ad esempio lei in questa è la migliore. Nelle fasi di spinta, posizionamento dei piedi, ok, è la migliore. Quindi dovete fare attenzione che se un centrale parte a gambe troppo larghe, poi questa situazione porta a non essere in spinta poi nella fase successiva e quindi non poter spingere il pavimento quando poi è nella fase propulsiva dello spostamento. Ultima fase del muro, ovviamente quando siamo per aria, ok? Ed è l'idea che piedi e mani lavorano a specchio, quindi l'idea che il nostro muro, okay, è solido solo se noi fissiamo il core, okay? Perché per la stessa idea che se io mando avanti, mando su le braccia, il mio centro di massa si sposta. Se io butto le braccia avanti, l'azione che ho è quella che io posso compensare solo portando le gambe avanti, perché altrimenti sarà il busto andare indietro e quindi poi la palla si infila. Quindi questa idea che piedi e mani nel muro lavorano a specchio, quindi se io entro tanto con la mano destra ci sarà il piede destro che compensa. Infatti lì vedete l'azione di muro di Giannelli in cui lui entra tanto con la mano destra e se vedete la gamba destra è in perfetta è perfettamente a specchio con la sua mano destra. Perché sta compensando quella situazione lì. Quindi, più che a volte il piano di rimbalzo, è tanto il sentire il fatto di avere una pressione addominale, importante che ti consenta poi di gestire questa situazione quando siamo in aria. E questo è l'ultimo aspetto chiave, secondo me, del muro. Quindi, il pronto a sparare, spingi il pavimento e poi piedi e mani a specchio quando siamo per aria. Questi sono gli aspetti tecnici legati al muro. E ci sono domande? Vado avanti. Te ne chiedo una io, Davide. Vai. Quindi per allenare questa cosa dell'invadere con il piano di rimbalzo, a livello di esercitazioni che tu utilizzi, tenendo conto del discorso core, l'importanza del core, come strutturi le esercitazioni per, entrare al massimo con il piano di rimbalzo invadente nel campo avversario? Ah, potrebbe essere un lavoro di questo tipo. Qua abbiamo tre che magari lavorano in attacco e questi tre che fanno il lavoro di muro. Prima di entrare facciamo un lavoro di magari di instabilità magari su una skinny. Io utilizzo tanto quei giubbotti con il siluro dentro, con l'acqua, ok? E loro provano a fare tre ripetizioni in cui sentono la chiusura verso destra, poi la chiusura verso sinistra, quindi questa sensazione di avere pressione intraaddominale e il controllo, poi entrano e lo provano a sentire a muro. Cioè l'idea è prova a sentire quella sensazione e poi lo riporto subito dentro. L'idea di fare il piano di rimbalzo dai tavoli è un po' povera per questo motivo qua, perché sotto non fa nulla. Cioè, se io faccio piano di rimbalzo, ma sotto veramente, cioè, ok,
o faccio il piano di rimbalzo veramente, non so, non l'ho mai provato, su un plinto e lo fa su una skimmy e prova a tenere, boh, mi viene da dire, se vuoi fare un super analitico su questo, no? Perché altrimenti fare solo piano di rimbalzo a secco così, io non lo farei, però vabbè, perché cioè, lo farei più una sensazione qua e poi lo riproverei veramente per aria, quella sensazione lì. Però potrebbe essere un altro esercizio da inserire in cui io ho un'instabilità sopra data dalla palla, ok? Però sotto non sono coi piedi per terra, cioè devo riuscire a tenere in qualche modo la mia postura. Quindi rendere un pochino più ricco quel piano di rimbalzo mettendo un'instabilità che secondo me è fondamentale nel lavoro sotto. Quindi magari, che ne so, sentire come chiudo a destra, poi cambio piede, sento come chiudo a sinistra, no? In appoggio sul destro e poi magari mi butto dentro. Tutto quello che è, una piccola nota, tutto quello che è analitico, ok? Io lo tengo con, non con troppe ripetizioni, cioè un esercizio così, un esercizio tipo quello sulla skimmy dove sento poche ripetizioni in cui io provo a percepire, a sentire e poi lo ributto nel gioco. Cioè non stabilizzo quell'idea di, con, che ne so, 20 ripetizioni tutte a muro, no? Su una skimmy o... Devo solo, se l'ha percepito, boom, finito, provalo nel gioco e prova a sentirlo nel gioco. Poi magari ne facciamo qualche ripetizione dopo, ma la mia idea di analitico non l'ho tolta, nel senso che è importante, gli ho cambiato solo un valore cercando di aumentare le percezioni, riducendo però il numero di ripetizioni. E poi lo ributto nel gioco il prima possibile. E l'elastico sopra la rete lo utilizzi? No, non tanto. Anzi, non lo uso. Ok. L'ho utilizzato, però boh, cioè lì, quell'invasione lì è un'invasione che, cioè, dipende da più aspetti, no? E mi sembra che se io faccio questa, per fare questo, c'è il rischio che poi non controllo nulla sotto. Anzi, c'è il rischio che veramente per infilarmi meglio mollo gli addominali, perché se il culo mi va indietro, cioè se io non tiro gli addominali e non tiro le gambe, il culo mi va indietro e a me mi resta più facile infilare le mani. E quindi ho paura di dargli una percezione sbagliata di quello, perché per infilare le mani mollano il culo, mollano gli addominali, perché il busto va indietro e quindi io riesco a infilare le braccia meglio. Quindi l'esercizio lo fa. Però a livello di sensazione su quella cosa lì c'è il rischio che non arrivi il segnale giusto al corpo. È solo per questo che l'ho tolto, no, non perché non sia un esercizio magari valido. Perfetto. E, ok. Andiamo sulla difesa. La priorità in difesa è corri, salva, proteggi, ma non cade nulla prima di te. Quindi l'idea è che... per dare un'idea in difesa, di creare sempre un tentativo, è, secondo me ci sono tre modi di intervenire sulla palla, ma intervieni come intervieni, la palla non può cadere prima di te, quindi se la palla va per terra, vuol dire che anche tu sei per terra, perché ci deve essere qualcosa che si è avvicinato il più possibile alla palla per non farla cadere. Prima cosa, sfida l'attaccante, quindi prima abbiamo fatto quell'analogia del... quella sì, quell'analogia che cacchio dico. Quell'appunto sulla parallela, no? In cui lasciare la riga, proprio quell'idea di sfidare l'attaccante, di cercare la palla, ok, il più possibile, quindi sfidare l'attaccante e l'idea che non ti dico di prenderla, ma fatti colpire da quella palla, quindi va a cercare quella situazione in modo da farti colpire da quella palla. E nella fase, una volta che io l'ho cercato, mi devo attivare e quindi... dalla posizione di partenza, che abbiamo detto essere intermedia, quindi una posizione che mi consente di fare meno strada possibile, io ho quattro modi di, ho individuato quattro modi di spostarmi dalla posizione magari di partenza di primo tempo ad arrivare alla difesa, e c'è la corsa indietro, che a volte la utilizziamo, che ne so, da muro quando scendiamo da muro per andare in difesa, oppure c'è il passo riportato, l'apertura e l'incrocio. Sono tutte tecniche che poi vi faccio vedere, eh. Magari non oggi, perché mi sa che non faccio in tempo, però vi faccio vedere nei video che poi vi mando. Da lì c'è lo split, che può essere o di posizione, perché io mi attivo per difendere, oppure di direzione, perché magari la palla
tocca il muro, ok? E io mi attivo per andare verso quella palla lì. Se voi guardate Monica De Gennaro, Monica fa uno split sul colpo di attacco, quindi sul colpo di attacco lei si attiva con lo split, se la palla tocca il muro, lei fa un altro split di direzione per andare verso quella palla. Quindi questo split, ok, è un modo per attivarsi, ok, e andare alla palla. Poi da lì posso avere tre casistiche, e ho messo il corri, il salva, il proteggi. E nelle tecniche ho messo, ci sono, secondo me, ho messo 9 modalità di intervento, poi ho cercato di mettere in grassetto quelle che secondo me possono essere quelle che ci possono dare da subito qualcosa, come vabbè, il bagger di movimento o il bagger di appoggio o il palleggio d'appoggio. Poi c'è la parata, che è tutto quello che secondo me già a livello di volley S3 è quello di salvare la palla e quindi di dare direzione verso il soffitto alla palla, quindi di non cercare la rete ma di cercare il soffitto. E poi ovviamente imparare a cadere, perché è la prima cosa che devo, se pretendo che la palla non deve cadere prima del giocatore, il giocatore deve imparare a cadere. Quindi questa cosa, e poi ultima cosa, la palla addosso. Quindi diciamo che queste su 9 tecniche di intervento, suddivide in corri, salve e proteggi, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 che secondo me dobbiamo conoscere un po' di più. Poi il resto può essere o un accessorio o qualcosa che aggiungiamo se c'è tempo. E ho provato a dividerlo così, nel senso che in verde c'è il corri, quindi qui la P ci potrebbe andare o a correre o a fare un appoggio sul secondo intervento se una palla non troppo distante. Poi c'è tutto quello che è il salva, che potrebbe essere il salva una palla alta, ok? Oppure una strisciata, una caduta, una rullata. E vi faccio vedere poi queste tecniche nel video. Oppure c'è il proteggi, che è o la palla addosso, ok? O la palla avanti, ok? Oppure la palla che è fuori dalla figura, che è quella lì, la palla, l'ultima, la palla 9. Quindi questo per creare un ventaglio di interventi difensivi sulle tecniche. Quindi sul corri vi ho messo, ad esempio, palla tocca, che ne so, il muro, e il libero fa bagger di movimento su questa palla, quindi il bagger di movimento. Poi abbiamo invece una situazione in cui magari c'è una palla sempre toccata da muro, una palla che si alza tanto, e quindi o il palleggio che diventa un appoggio, perché comunque è una palla molto comoda, o anche qui su una palla piazzata con il bagger di appoggio. Quindi queste sono tutte le tecniche che ho racchiuso dentro il corri su tutto quello che è una palla, diciamo, lenta da gestire. Poi c'è il discorso del salva, quindi partiamo con o il salva con la parata, quindi vedete qui una palla che arriva in faccia all'attaccante che salva questa palla, oppure c'è la strisciata, qui c'è la cardullo, poi abbiamo le ultime due tecniche, che sono quelle un pochino più acrobatiche, ok? Che sono la 5, la caduta, e la 6, la rullata. Ultima casistica, il proteggi, e qui guardate quanto cercano di mettere il culo sotto la palla. Vedete come il culo entra sotto la palla, quindi in tutte le tecniche, e infatti è la prerogativa che ho messo, cioè la parola chiave è infila il sedere sotto la palla, quindi se fai bagger di movimento, se fai una strisciata, se fai una difesa in cui devi proteggere la palla, l'idea è sempre la stessa, quella di spingere il sedere sotto la palla. Qui tantissimo in questa palla avanti, vedete che l'hai infilato benissimo il discorso su questa palla, qui un'altra in cui ha protetto da Dio la palla. E andiamo con l'ultima casistica, che è la palla fuori dalla figura. In cui io spingo il mio sedere verso la direzione della palla e salvo quella situazione. Qui ne abbiamo un'altra.
Allora, Luca, sono. Aspetta, è giusto? Allora, sono le 11:30. E dimmi tu, perché potremmo fare due cose: o dedicare o un po' di tempo agli esercizi, però, cioè, non so se avete voglia di ascoltare qualche esercizio che faccio, ma più o meno sono questi, cioè, nel senso che nel muro creo questa linea di muro e poi cerco di allenare gli aspetti tecnici, magari dando qualche percezione fuori, poi da risentire dentro, no? E quindi magari, che ne so, chiedo. Alleniamo il muro e a livello tattico chiedo al libero di spostare sempre la palla o schiacciata verso 4 o schiacciata verso 2 con loro che fanno sempre strette, ok? O se la palla va verso 4 molto strette. E poi magari gli chiedo, ad esempio, che ne so, oggi alleniamo solo le super e quindi facciamo questa situazione e fuori cerco di fargli sentire magari lo split di direzione. O magari o con una palla medica, no? Oppure con la slitta, quella sensazione di riuscire a ricreare quegli angoli di spinta subito validi per spingere il pavimento. Oppure se mi interessa far sentire il core, potrei fare fuori, sentono quella situazione con un'instabilità e poi la vanno subito a provare in campo. Oppure se il tema principale del muro è legge sotto il netto, gli faccio fare lettura con la visiera. Quindi poi ovviamente non è che stanno tutto il tempo con la visiera, cioè magari fanno, che ne so, 6 azioni di muro, il primo giro lo fanno con la visiera e il secondo giro già lo fanno senza, perché voglio che comunque quella cosa lì diventi automatica, non diventi una cosa che è forzata. Quindi tutti questi lavori qui, poi basta che individuate cosa volete allenare su quegli aspetti tecnici e poi andate a martellare. Se ovviamente volete lavorare sul bunny, okay? Potrebbe essere che qua aggiungo anche il lavoro di due centrali che si alternano in attacco, quindi ci sarà una linea di tre con un centrale che attacca e magari qua fuori posso fare un lavoro sul bunny. Sul bunny potrebbero fare sempre o lavoro con la palla medica tenuta bassa e poi l'idea di spingere in alto, oppure se avete i tappeti elastici, il fatto di partire sul tappeto elastico e poi da lì ricreare il bunny più rapidamente possibile. E ne fanno due o tre, poi via, vanno dentro e lo provano in gioco. Quindi tutti quegli aspetti che vi ho detto sono aspetti che potete, ad esempio, allenare nel muro in questo modo. E se create un blocco di questo tipo, lo potete fare. Se poi decidete di staccare la palla, ad esempio, potrebbe essere un lavoro che faccio. E questo metto i liberi a difendere qua sulla diagonale, ok? Con un attaccante qua, poi metto i due allenatori qua sui pali. Si vede la lavagna? Un po' piccola, però Un po' piccola, prova ad avvicinare. Aspetta, riavvicino. ok. Ok, va meglio adesso, no? Sì. Un esercizio potrebbe essere così. Partiamo con questi due a muro, un allenatore qua sul palo, ok? Che attacca qua sulla diagonale, con questo che deve recuperare la rincorsa e quindi fa una transizione, e questo che su questa palla mette subito una palla alta. Ok? Quindi facciamo una palla da 4, una palla da 2, in questo modo in cui questi due murano questa situazione. Quindi cosa alleno? Alleno un altro aspetto, la corta. Quindi può essere che questa palla qui venga corta o venga lunga, e questa situazione qui con una palla di palla alta, questi due che si adattano a leggere quella situazione lì. Fanno queste due azioni, poi aggiungo due persone a muro e lo fanno in quattro. E quindi gestiscono questi spostamenti, magari anche i cinque appoggi, dove no, questo deve fare un sacco di strada, quindi cambio le tecniche di spostamento, a fare muro sulla stessa situazione. Perché cambio, faccio questa roba a 4 o a 2, che tanto non succede mai? Perché voglio che dagli stimoli sul gestire gli spazi. Quindi la stessa tecnica, magari 5 appoggi, gestita su quando hai tanto spazio o quando ne hai meno del solito. Poi magari faccio un giro così e poi dico, ok, adesso basta, facciamo invece la stessa situazione con il muro a 3 classico.
no? La linea che si sposta e va. Solo per dare degli input in più sul gestire una tecnica di spostamento o come mi suggerisce qualcuno dalla regia di traslocazione. Quindi questo è quello che potrebbe essere per il muro. Per tutto quello che riguarda la difesa, noi di solito facciamo un lavoro che si chiama difesa alzata creativa e quindi magari se avete un gruppo, anche magari 12 persone, fate tre gruppi, un gruppo da 4 che lavora qui, un gruppo da 4 che lavora qua, tre in campo e uno fuori pronto ad entrare. E qua fuori magari il gruppo che è fuori che lavora può fare qualsiasi intensivo di difesa che volete su una casistica di intervento del tipo. Di qua facciamo la prima palla, l'allenatore la dà con un bagger di movimento, e quindi che ne so, diamo una palla qua in zona 1 e questi due costruiscono l'azione di contrattacco. Quindi questo va a fare la sua azione, mette la palla qua in zona 6 e questo decide se su questa palla attaccare direttamente oppure alzare. Questo farà la sua transizione e così si va avanti. In modo da allenare già che cosa? Tutto quello che vi ho detto su già la difesa per quello che riguarda, ad esempio, il raddoppio della parallela, perché se questo va a muro su questo e questo legge una situazione di pallonetto, mi è caduto un cristiano, questo raddoppia, questi due si gestiscono il contrattacco e quindi si mettono la palla e gestiscono il contrattacco e girano e fanno 2 minuti di intensivo e di qua posso mettere qualcosa di relativo alla difesa di più analitico, quindi fanno 2 minuti di analitico e poi lo riportano subito qua. Ovviamente lo potete fare con un nesso bello stretto, cioè se qua allenate bagger di movimento, di qua fate iniziare tutto da bagger di movimento. Se vi interessa più il colpo forte, magari lo fate in modo diverso, quindi magari la prima palla la mettete voi con un attacco forte, oppure dite di attaccare forte in modo no, da cercare quel colpo lì su quella palla. Quindi queste situazioni poi le potete ricreare come volete, però questi primi due blocchi, il muro e la difesa, allenati in questo modo, una situazione di gioco molto vicina al reale e poi una situazione analitica in cui chi è fuori sente quella situazione e poi prova a riportarla in campo. Questi sono i due modi in cui io ripropongo ogni giorno in modo diverso quello che sono i nostri concetti di muro e di difesa, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista tecnico. Sono andato troppo veloce? No, no, No. le hai chiarite le cose. Allora, ho alcune domande per te. Ok, quindi lasciamo stare il discorso Allora, del gli video, allenatori scusa. sono sempre contenti quando sentono le esercitazioni che tu utilizzi per allenare determinati aspetti. Ok. Perfetto. Ti faccio una domanda sui riferimenti temporali per il saltello di attivazione prima del muro o dello spostamento a muro. L'unica cosa che fanno i centrali, l'avete visto nel video, è che scaricano un po' i talloni nella fase di lettura. Quindi quando il palesatore ha la palla nelle mani, loro scaricano i talloni. Scaricano i talloni perché poi si attivano per fare lo split o di direzione, quindi lo split per saltare, okay? Oppure lo split per spostarsi. I tempi, cioè nel senso che si verifica questo, poi c'è chi alza più o meno i talloni. C'è chi lo fa magari con più o meno radente e dipende dalla qualità dei piedi. Le due cose che vi dico da tenere sotto controllo è la divaricata che non deve essere troppo aperta perché avete visto che se è troppo aperta avete problemi nello spostamento. In più avete visto che quando hanno saltato sul primo tempo, cosa hanno fatto? Hanno stretto i piedi. Cioè quando hanno saltato li hanno ristretti. Quindi se io parto una divaricata molto aperta, vuol dire che poi impiego più tempo per arrivare con i piedi stretti. E quindi è quello che secondo me fa la differenza e che potrebbe crearvi problemi nel saltare a tempo con la palla. E questo aspetto qui secondo me è importante a livello tecnico. Una posizione comoda, devono stare comode. Perfetto. Lancio un attimo la domanda presenza. Mi raccomando, rispondete in chat con il vostro cognome e il vostro nome. La domanda è in chat in questo momento. Un'altra domanda che ti fanno è: nella difesa alzata creativa, come girano gli atleti?
Ah, semplice, nel senso che chi fa l'alzata va in prima linea e questo esce e l'altro entra, quindi è a giro. Una cosa che faccio di solito con la nazionale è che se questa, una delle prerogative della transizione è che loro devono avere il sinistro fuori dalla linea d'attacco, quindi chi è in prima linea, quando esce da rete deve avere il sinistro fuori dalla linea d'attacco. Se non c'è il sinistro, aggiungiamo 15 secondi. Quindi non c'è sinistro, altri 15 secondi, altri 15 secondi. E già a 2 minuti loro non la fanno mai cadere la palla in 2 minuti, perché in 2 minuti quando loro fanno questo lavoro qui non cade mai la palla, quindi c'è un ritmo esagerato. È un bel riscaldamento. E se aggiungono 15 secondi, 15 secondi, 15 secondi, diventa bello tosto da fare. Quindi è un'attenzione in più che al solito do, perché poi in un esercizio cerchi di mettere ovviamente più aspetti. Ad esempio, un altro modo di fare difesa alzata creativa è non mettere due in seconda linea, ma mettere due in prima linea. Quindi voi mettete due in prima linea e su questa situazione qui, ad esempio, se attacca, ad esempio, questa persona qui, questo va a muro, questo va a pallonetto perché ovviamente segue e questo magari va sulla parallela, ok? A seguire questa situazione qui. E qui possiamo allenare l'altro aspetto, nel dubbio della seconda linea. Quindi se esce un pallonetto che è dubbio qua, questi due si organizzano, ok? E questi due organizzano poi il contrattacco. Quindi se questo difende la prima palla, cerca di mettere nelle condizioni questo di alzare, poi si ripropone per l'attacco. Se questo invece prende il pallonetto, cerca di mettere subito l'alzata per questo che entra, che poi decide se fare alzata, ok? Oppure magari un attacco subito diretto. E in questo modo nascono tantissime situazioni. Ah, in questo esercizio qui tutti fanno tutto, eh? Cioè non esistono ruoli. Cioè qui tutti fanno tutto. E quindi quel lavoro lì di qualità dell'alzata, lo sviluppo qua. Monica, che è diventata nel suo ruolo era già la migliore al mondo. Nell'alzata c'è diventata, secondo me. E non è che ha fatto esercizi chissà, almeno con me, tecnici sul fatto dell'alzata. Abbiamo fatto tantissimo di questi lavori qui e in questo lavoro qui ha sviluppato la sua abilità. E poi lo potete proporre in tanti modi. Un altro lavoro che faccio per questo, è ad esempio un 4 contro 4 dove tutti fanno tutto, dove questo campo lavora in 2 tocchi e questo campo lavora in 3 tocchi. Quindi questo campo lavora per organizzare il contrattacco e fa 3 tocchi e fanno transizioni specifiche, no? Su magari sulle loro posizioni. E questi qua organizzano la difesa però in 2 tocchi. Quindi vuol dire che questi qui avranno un tempo in meno rispetto a questi per preparare la rincorsa. Quindi devono uscire, questi devono mettere subito una difesa di qualità per riuscire a far attaccare. E facciamo di solito 2 o 3 azioni. E poi scalano le linee, quindi questa linea va in prima linea, questa linea passa di là al recupero e poi scalano tutte. Sto perdendo i cupini. Vai. Un'altra domanda sempre su questi esercizi è se gli attaccanti possono fare tutto oppure hanno direzioni determinate. Ma in questo lavoro qui di solito hanno direzioni determinate e poi è l'inizio dell'allenamento, quindi di solito non tirano su questi esercizi, quindi è tutto abbastanza controllato con pallonetti o con piazzate. E, ad esempio nel primo lavoro comunque lavoriamo su una fascia di campo, perché lavoriamo da una parte in 5-6, dall'altra parte 6-1, quindi comunque la palla sarà su quella situazione lì di campo. E poi dipende ad esempio sulla difesa cosa voglio allenare, anche se diciamo che qui alleno soprattutto il corri e il salva, ok? Tutto quello che proteggi lo alleno nella fase dopo, quella di alzata attacco, perché lì c'è alzata attacco contro muro difesa, lì escono già le pallonate e quindi con le pallonate poi alleno quella parte della difesa. Quindi qui c'è tutta quella parte, diciamo, più del corri e del salva che vi ho detto e ovviamente anche dell'alzata e c'è anche un bel po' delle transizioni perché in tutti questi lavori qui, le transizioni devono essere fatte a 1000 all'ora perché loro difendono, si ripropongono da prima linea, da seconda, e quindi
diciamo che c'è tanta roba qua dentro, è per quello che ho detto che sulle tecniche di spostamento e di transizione secondo me c'è un bel po' di roba. Mentre quando queste esercitazioni le metti nel gioco, quali sono gli esercizi che ti piacciono di più nel 6-6 quindi? Vi faccio vedere la parte finale del corso. Aspetta, così faccio prima, se no... aspetta, esco un attimo. Sì. Allora. Vuoi parlarne mercoledì di questo? No, se tanto poi magari per mercoledì me ne invento altri, adesso vediamo. Allora, nei 6-6, allora... Vabbè, il vecchio cambio palla è una cosa che faccio di solito in cui non c'entra tanto su gli esempi che ho fatto, però ad esempio è un esercizio in cui do la possibilità a una squadra di avere 4 break consecutivi, quindi va in battuta per 4 volte, e l'altra squadra invece ha la possibilità di andare in battuta in base ai cambio palla che ha ottenuto, quindi una ne ha sempre 4, l'altra invece va in battuta in base a quanti cambi palla ha vinto, quindi che ne so, non fa punto il cambio palla, come il vecchio cambio palla, però io mi conquisto la possibilità poi di andare in battuta. Uno fa 4 battute, io conquisto 2 cambi palla, quindi potrò andare in... l'altro quindi avrà fatto già 2 punti, perché ha fatto 2 break, io andrò in battuta solo con 2 possibilità, in quelle 2 possibilità devo cercare di far punto, quindi è un modo per dare ancora più enfasi alla fase break. Oppure transizioni con CP salva set, quindi vuol dire che loro fanno un'azione di contrattacco per campo. Si arriva agli 8, quindi un set abbastanza corto, quindi c'è uno sparring che va in una situazione, si alza la palla e loro da quella situazione lì cercano di costruire il contrattacco. Se io sono in grande svantaggio, ho la possibilità di avere un cambio palla e di dire ferma, sono in svantaggio, mi gioco un cambio palla e se faccio quel cambio palla, ok, azzero la squadra avversaria. E è un modo perché il cambio palla secondo me ha un ruolo sempre determinante e anche quando alleno il break point non mi voglio scordare mai il cambio palla, che è comunque secondo me la fase che ti tiene sempre a galla. Quindi questo qui è un modo per allenare le situazioni e qui ad esempio se avete qualche bega di muro difesa potrebbe essere che partite sempre da quella bega, cioè del tipo che ne so, non riesco mai a fermare la super, non riesco mai a fermare la palla alta in quella situazione, oppure non riusciamo mai a tornare sulla pipe, quindi la prima palla è quella e poi da lì ci gestiscono la sequenza. E il reset game è sempre per dare valore al breakpoint in cui tu giochi un set agli 8 o ai 15, ma se una squadra ottiene 2 break consecutivi, ok, azzera la squadra avversaria, quindi è una roba bella stressante da fare, soprattutto se lo fate a fine allenamento. E questo qui, aspetta, adesso non me lo ricordo com'era. Questo qui è solo una sequenza di palloni, quindi un cambio palla, una free avversaria in 2 tocchi e una palla da contrattacco tattica, quindi una sequenza di palloni in cui io vado a gestirmi delle situazioni che interessano a me, ovviamente a parte il cambio palla le altre 2 le potete gestire in base a quello che a voi interessa dal punto di vista del vostro muro difesa e da lì andate a giocarci sopra. E questo e mi piace generare sempre o la palla free o la palla di contrattacco da una situazione avversaria, quindi del tipo che ne so, se devo generare una palla free, mi piace che ne so fare una palla di movimento e una che la gioca di là. Se devo giocare una palla alta mi piace fare in 2 tocchi difesa addosso a uno che deve alzare subito e su quella palla lì genera il contrattacco, in modo che ci sia sempre una situazione di lettura di quello che succede. Quindi tutto quello che è contrattacco, visto che deve essere una fase di lettura, mi piace farlo generare dalla squadra avversaria, quindi non farlo troppo, diciamo, analitico con l'allenatore, ma più gestito dalla variabilità dei giocatori, ecco.
Io non ho altre domande per adesso. Ok. Riguardando le slide vi viene in mente qualche cosa, magari teniamo altre domande per l'inizio della lezione di mercoledì. Io ringrazio tantissimo Davide, si è sempre detto che la pallavolo italiana non ha un suo metodo di lavoro, mi sembra proprio che Davide lo stia creando, costruendo con dei principi molto chiari. Grazie mille Davide, grazie mille ancora. Grazie a voi, do appuntamento. È stato bello parlarne, perché comunque dopo tanto lockdown riuscire a mettere un po' più sul campo quello che abbiamo pensato è stato utile. E le cose che vi ho detto le abbiamo provate un po' al Club Italia, ma un po', non tantissimo, e un po' secondo me lo vedete in alcune squadre, perché con alcuni allenatori magari un rapporto un pochino più stretto, e queste cose le potete secondo me vedere anche in Serie A. Io ti ringrazio di cuore e do appuntamento a tutti e a te a mercoledì prossimo per continuare a parlare di pallavolo con il contrattacco. Ciao, grazie. Buona domenica. Grazie, buona domenica. Grazie mille. Ciao.